La CISL Funzione Pubblica del Lazio presenta Report Sindacale, periodico a diffusione multicanale di informazione ed approfondimento sindacale. Le critiche del Presidente della Confindustria alla pubblica amministrazione italiana appaiono ancora una volta ingenerose ed anche pretestuose. Forse non ci fosse anche un'industria che chiede sempre sgravi e sussidi di ogni tipo, avremmo più soldi per premiare il merito, la produttività e l'efficienza nel pubblico impiego. In ogni caso, siamo stufi di questa continua caccia alle streghe. Basta con la propaganda sul tema del pubblico impiego. La CISL è pronta da 9 mesi ad aprire un confronto sul tema dell'efficienza della pubblica amministrazione, senza pregiudiziali. Tocca al governo fare la prima mossa. Così replica il segretario confederale della CISL Gianni Baratta alle dichiarazioni del presidente della Confindustria Montezemolo sul tema dell'assenteismo. Il sindacato non difende né gli assenteisti di professione né i fannulloni, ma per fortuna il pubblico impiego non è questo. Ci sono milioni di persone che fanno il proprio lavoro con grande professionalità e sacrificio. Penso per esempio ai lavoratori del comparto sicurezza che hanno manifestato sabato scorso per il diritto ad una paga giusta. Tutte le statistiche dimostrano che i pubblici dipendenti italiani sono inferiori di numero ed anche i peggio pagati in Europa. Montezemolo dovrebbe ricordare anche questi dati, come bisognerebbe denunciare, come ha fatto la CISL, le centinaia di migliaia di consulenze milionarie nei ministeri, nella sanità e soprattutto negli enti locali. Questo è il vero scandalo nella pubblica amministrazione. RSU 2007. CISL FP in continua crescita in tutto il territorio laziale come in quello nazionale. I risultati delle elezioni RSU nel Lazio hanno indicato, fin dai primi momenti dello spoglio, un trend nel complesso molto positivo per la CISL FP, all'interno dei vari comparti contrattuali ed in tutte le province del Lazio. Si è registrata una massiccia partecipazione al voto da parte dei lavoratori, che si è mantenuta sugli ottimi livelli, prossimi o superiori all'80%, sempre registrati in tutte le precedenti elezioni RSU. In secondo luogo, il risultato che si profila per il sindacato confederale conferma la tenuta dei risultati precedenti, assegnando a CGL CISL UIL una maggioranza di preferenze che si aggira attorno all'80% dei votanti. In questo contesto, la CISL FP è il sindacato che ha raccolto più preferenze complessivamente nei suoi comparti contrattuali interni e nelle varie province della regione, con una media vicina o superiore al 30% dei consensi, e con punte di straordinaria eccellenza, come in generale nella provincia di Rieti, dove i consensi sfiorano il 40%, o in alcuni comparti delle restanti province del Lazio, dove le percentuali di voto CISL sfiorano il 45%. Nel Lazio, come a livello nazionale, possiamo con soddisfazione registrare che la media tra risultato elettorale RSU 2007 e numero degli iscritti conferma la CISL FP come primo sindacato in assoluto nel pubblico impiego. È un risultato politico che dovrà stimolare ulteriormente l'impegno di tutto il gruppo dirigente della CISL FP a tutti i livelli ed in tutta la regione, a cominciare dai posti di lavoro, anche perché, in parallelo al consenso, aumentano anche le responsabilità di ogni struttura sindacale. Il governo ascolti il sindacato o sarà sciopero generale. CGL, CISL e UIL pronte a proclamare uno sciopero generale entro fine gennaio se non riceveranno al più presto risposte positive da governo e datori di lavoro sul rinnovo dei contratti pubblici e privati, su una nuova politica dei redditi, sull'alleggerimento fiscale per i lavoratori e su misure per contrastare il caro vita. È la decisione presa dai segretari generali di CGL, CISL e UIL, Epifani, Bonanni ed Angeletti, al termine della riunione delle segreterie unitarie, durante la quale hanno stabilito di convocare i direttivi unitari il 15 gennaio per fare il punto della situazione e valutare le eventuali modalità della mobilitazione. Entro il 15 gennaio, sottolineano i segretari, dovremo avere chiare le linee del governo. Nella stessa data, infatti, verranno riconvocati i 3 comitati direttivi unitari che valuteranno, in caso di mancata risposta, le modalità dello sciopero. Siamo preoccupati, ha detto il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, al termine della riunione delle segreterie unitarie. È tempo che il governo dia risposte sulla riduzione della pressione fiscale, sui redditi da lavoro dipendente e sui rincari dei prezzi e delle tariffe. L'insieme di queste cose, ha proseguito Bonanni, ci fa dire che per gennaio è importante arrivare alla mobilitazione. Lo sciopero è contro gli imprenditori che non rinnovano i contratti e contro il governo, se non darà risposte su tutte queste questioni.